Siamo a Desenzano, a Palazzo Todeschini, un importante incontro con il Liceo Bagatta e abbiamo Sara Poli. Sara Poli, regista teatrale, da tempo anche si occupa di documentari, una carriera brillante che ha spaziato in tanti campi. Come si coniuga l'esperienza del teatro a questa esperienza documentaria? Ma fondamentalmente alla base c'è il piacere del raccontare storie e ascoltare storie. Quindi se in teatro la finzione a volte permette di approfondire tematiche, sensazioni, sentimenti, fatti attraverso solo la parola come importanza primaria, il documentario, che per me è stata una scoperta necessaria legata alla mia esperienza in carcere, quando non potendo portare in tournée esterna in carcere, non come protagonista del carcere, ma come regista. Come regista ho avuto un'esperienza con 3 spettacoli, in uno ho avuto anche il piacere di poter collaborare con i detenuti di Canton Mombello, che per motivi vari non potevano seguirci nella tournée con le detenute di Verziano, e allora ho trovato grande disponibilità da parte dell'allora direttrice di poterli intervistare e far sì che durante lo spettacolo ci fossero anche degli inserti video. Questo mi ha fatto scoprire quelle che potevano essere le potenzialità abbinate allora al teatro del mezzo tecnico, che ho continuato sempre con questa finalità, cioè del lasciare raccontare delle storie ed essere a mia volta prima di tutto spettatrice e ascoltatrice, come in questo caso dove c'è questo bellissimo evento, il bicentenario del liceo classico Bagatta, i 50 anni del liceo scientifico, e il dirigente scolastico Francesco Mulas mi ha invitata a rubare delle testimonianze sia dai ragazzi che oggi frequentano il liceo, sia a quelli che sono stati negli anni passati studenti del Bagatta, ed è stato l'ennesimo viaggio in un mondo bellissimo, per me ovviamente nuovo, quindi questo è un grande privilegio che mi offre la telecamera, diciamo, di entrare e poter documentare e rimane quello che fai, perché forse la più grande sofferenza di noi teatranti è che devi cogliere l'attimo e poi non c'è più nulla, perché anche i video non nascono per essere poi teatrali. Il teatro è il cuore, il video per me è anche la testimonianza che rimane. I ragazzi come hanno preso questa esperienza? No, sono stati fantastici. Nel riguardare il video ho detto, se avessi un figlio lo iscriverei al Bagatta. Come tutti noi, peraltro. No, veramente, abbiamo intervistato ragazzi dei 4 indirizzi, liceo scientifico, liceo classico, liceo linguistico e liceo delle scienze umane. Devo dire, non sono veramente appassionati per la comunità Bagatta, che questo è un elemento fortissimo che contraddistingue questo liceo, ma anche, sinceramente, ammettendo le difficoltà, hanno comunque ammesso come queste difficoltà li hanno fatti crescere e hanno arrivato a una maturità incredibile, veramente. Sono rimasta affascinata dalla bellezza delle loro parole. Io spero di avervi trasmesso l'emozione che io ho provato nell'entrare ad ascoltare questi ragazzi. Come potete immaginare, qui abbiamo fatto una sintesi necessaria anche alla piacevolezza e all'ascolto di quasi 8 ore, insomma, di riprese. E tutte le volte che io ascoltavo i ragazzi mi emozionavo, e secondo me questo è un bellissimo segno, cioè sono ragazzi che hanno raggiunto, hanno capito cose che io ci ho messo 20 anni di più, quindi mi sono detta bisogna dare fiducia a questi ragazzi, cioè sfatiamo il fatto che le generazioni eccetera, veramente hanno una chiarezza, una sensibilità, una consapevolezza della fatica. Adesso vedremo il documentario, che si chiama? Si chiama La storia siamo noi, il titolo ha scelto ovviamente Francesco Mulas, per celebrare il bicentenario del liceo Bagatta, durata 28 minuti circa, e a breve ci sarà anche un link che verrà postato immagino sul sito della scuola, dove tutti potranno accedere alla visione. Benissimo, in bocca al lupo e grazie. Grazie a tutti. Potremmo dire in prima battuta che siamo una scuola antica, nata nel 1792, e che offre 4 indirizzi liceali e qualcos'altro. È una comunità. Se pensiamo alla scuola come a un luogo che istruisce e basta, è chiaro che sarà difficile percepire questo valore aggiunto della comunità. Se invece consideriamo la scuola come un'estensione dell'ambiente di vita, perché in fondo la scuola, dopo la famiglia, è il primo presidio di legalità e di contatto con la società civile, no?